Buongiorno a tutti amici, oggi andremo a vedere una cosa molto simpatica alla portata di tutti da poter costruire, una semplice mangiatoia per uccelli, visto che possiamo trovarne di svariati tipi nei nostri giardini molto facilmente, andrò a utilizzare con dei legni di scarto che ho trovato nel fienile una mangiatoia anche di generose dimensioni, più abbondanti per ospitare anche più passeriformi contemporaneamente. Andiamo a vedere quindi nello specifico adesso un po' come ho deciso di costruirla e come andrò a piazzarla. Dunque, per velocizzare il tutto, non ho fatto video dell'assemblamento, ma in realtà è molto molto semplice. Questo è come si presenta la casetta, la mangiatoia, una forma abbastanza carina e comune. La particolarità è che, siccome l'andrò a mettere su di un palo, ho creato un foro sulla base ed un ulteriore svaso all'interno dove il palo si andrà a fermare, in modo che tutta la mangiatoia non andrà poi a oscillare e muoversi, sarà perfettamente in posizione corretta orizzontale. Un'ulteriore cosa è che comunque vorrei renderla più naturale e carina possibile, quindi ho raccolto delle cortecce con del muschio dal bosco, le ho fatte ben asciugare dall'umidità e essiccare, e adesso con della colla appunto resistente all'acqua gliela andrò a applicare sopra. Un'altra piccola chicca che ho deciso di utilizzare sulla mangiatoia è quella di poter aggiungere un ramo nella parte esterna per avere la possibilità di fare delle, perché no, belle fotografie. Ok, questo mi sembra abbastanza buono. Ci andrò a tagliare i rametti e a crearne una cosa un po' più carina. Ed ecco come si presenterà praticamente al lavoro finito. La cosa bella appunto di una mangiatoia così è che semplicemente per sfilarla la porto in su e la faccio scivolare, e per rimetterla in posizione è così che starà. Andrò ulteriormente a bloccarla sotto con un perno, in modo che comunque non andrà poi a ruotare. Adesso però andiamo a fargli il rivestimento esterno. Passate 24 ore, la colla si è asciugata, quindi adesso è ufficiale, abbiamo finito e andiamo finalmente ad applicare sul palo la mangiatoia e di conseguenza la riempiamo e ci godremo finalmente l'arrivo dei passeriformi.